Si è concluso questa mattina in Piazzale Segni con l'esame finale il percorso formativo per il conseguimento della patente di servizio per gli agenti della Polizia Locale. Dopo i test teorici sia per gli autoveicoli che per i motocicli, oggi le prove pratiche su un percorso d'ostacoli che ha messo a dura prova le competenze automobilistiche degli esaminati. La patente di servizio per gli uomini della Polizia Locale è prevista dal decreto ministeriale 246 del 2004, ma fino ad ora non si era prestata la dovuta attenzione a questa normativa fondamentale per la sicurezza degli utenti e degli stessi agenti. La commissione provinciale permanente di valutazione era presieduta da Mara Moscato, dirigente della prefettura, dal comandante della polizia locale Gianni Serra, da Marco Pes, direttore regionale della motorizzazione civile, e Inti Piras, comandante provinciale della polizia stradale. Patente di servizio è contemplata dall'articolo 139 del codice della strada. Nel 2017 si è iniziata la programmazione di un corso con moduli di 40 ore, curata da un'organizzazione nazionale, conclusa con il conseguimento totale di 56 patenti di servizio, permettendo così di mettere in regola, se quanto disposto dal decreto ministeriale, tutti gli agenti del comando di via Carlo Felice.